Salve a tutti ragazzi, sono Momoko88 e finalmente sono qui per recensire il set Photo Finish e le snapshot. Ci ho messo un po' ad arrivare, ma finalmente è qui e sono molto felice. Allora, prima cosa da dire è che questo set è un set speciale che è un'esclusiva, come potete vedere, del Toys R Us. Della serie Pony Mania, che è una serie che comprende vari set, tranne Zecora che è singola. E di questa serie Pony, che hanno chiamato Pony Mania. Quindi questo set si trova solamente presso Toys R Us, che oltretutto non spedisce, cioè sul sito ufficiale non sono previste le spedizioni verso l'Italia, quindi io l'ho trovato solo su eBay. E comunque, detto questo, passiamo alla scatola. Allora, la scatola è caratterizzata da questo tema a ghirigori, molto, molto carino. Poi, come al solito, qui troviamo il logo My Little Pony e queste girls. Qui il nome del photo finish e le snapshots, che è il suo gruppo musicale che si vede nel secondo film delle queste girls Rainbow Rocks. Poi, come al solito, qui abbiamo il volto di Photo Finish, cioè il volto della bambola con la sua versione pony, solo che abbiamo solo Photo Finish, non abbiamo le altre due. Photo Finish con la versione Photo Finish pony. Poi da questa parte, come ho già detto, Pony Mania, vabbè, la marca Hasbro ovviamente, e insomma, questo è il davanti. Allora, sì, c'è un altro set dietro perché la scatola l'ho messa per riuscire a tenere. Lo sapevo che sarebbe cascato. Oddio, scusate, ma porca miseria. Ho messo l'altra scatola dietro per cercare di far stare su questa perché non ci sta. Dietro, ovviamente, come tutte le bambole di questa Girls, c'è l'artwork delle bambole. Vediamo un po' da vicino. Violet Blur, penso che si dica così. Ovviamente, photo finish. E Pixel Pizzas. Boh, un nome un po' strano. E qui possiamo leggere They show off their rocking style for the cameras. E come ho detto prima, il logo della serie, Pony Mania. E questo è l'artwork delle bambole, delle tre bambole, molto, molto carino. Insomma, anche se lei ha una smorfia terrificante. Comunque. E ora vediamo se di non far ricascare, non ricadere per cortesia. Oh, che magia. Una cosa molto importante, ora ne parlerò appena tiro fuori le bambole dalla scatola. E quindi, let's open it. Ed eccoci qua con il nostro trio fuori dalla scatola. Ora pensavo di prenderne una singolarmente e farvele vedere un po', mettendola magari anche su un piedistallo così almeno sta ferma, perché questa non è per niente stabile. Ho dovuto metterla in questa posa della "Ehi, compagnone, ti do una pacca sulla spalla", perché sennò cadeva miseramente. Quindi ora ne prenderò una per una e le descriverò. Allora, partiamo da Pixel Pizzas.
preferisco fare le due, diciamo, marginali e poi la nostra protagonista, diciamo, del set, photo finish. Allora, a me io la trovo adorabile, mi ricorda molto le cantanti giapponesi di musica J-pop, perché oltretutto indossa questo cerchietto con un occhio che magari si capisce poco, però sarebbe un occhio che richiama molto una cantante giapponese che si chiama Chiari Pamyu Pamyu, se qualcuno la conosce. E anche il suo cutie mark, vedete, è un fiocco con un occhio, che è proprio uno degli oggetti che porta di solito, degli accessori, scusate, degli accessori per capelli che porta di solito Chiari Pamyu Pamyu. Questa cantante giapponese, quindi questa bellissima bambolina me la ricorda tantissimo. Forse si sono ispirati, non lo so. E quindi stavo dicendo, allora, questo cerchettino molto kawaii, come si direbbe in giapponese. C'ha queste due ponytails che ha dei capelli estremamente morbidi, stranamente. Insomma, ha queste due codine, questa frangettina molto lunga che si fa quasi fatica a vedere gli occhi. Insomma, il trucco ha un trucco molto molto eccessivo. Vediamo se, ecco, vedete, c'è anche del glitter, c'è un ombretto azzurro, una linea rossa e del glitter, e nell'occhio c'è il suo cutie mark. Ora spero si, dai, che ce la fai. C'è sempre un occhiettino comunque nel suo occhio che richiama il cutie mark. Ve lo faccio rivedere, questo è il suo cutie mark, molto originale. Beh, come potete vedere, la sua pelle è gialla. Poi indossa questo corpettino, giacchettino, che è un tutt'uno di plastica removibile. Una con questo collettino, con questo pizzetto, gli sbuffi delle maniche. Poi c'è questa gonnellina molto carina che qui ha dei brillantini, e poi finisce con questa parte più morbida, diciamo, con a strisce fucsia e nere. Poi ha del collante rosa e infine ha queste scarpe molto, molto da bambolina con un intreccio, aiuto! Con l'intreccio davanti e il fiocchetto qui. Insomma, mi ricorda molto uno stile giapponese che si chiama Gothic Lolita, o comunque le cantanti giapponesi. Secondo me questa bambola è stata fatta ispirandosi alle idol giapponesi. Basta. Ed è per quello che mi piace tanto, ed ero contenta che ci fosse nel set insieme a Photo Finish. Appare ogni tanto nel film, in qualche scena, però non dice una parola, si vede soltanto insieme a Photo Finish, ed è un peccato perché era così carino. E mi sembra di aver detto tutto su di lei. Quindi questa è Pixel Pizzas. Ed eccoci qua con Violet Blur. Insomma. E anche lei è bellissima, ha dei particolari fantastici. Allora, prima di tutto partiamo da questa coroncina, che è una coroncina che adesso si vede malissimo, ha delle roselline qua e delle borchie. Poi lei ha questa coda di cavallo e questo ciuffo molto. Questa coda di cavallo di base rosa con dei ciuffi viola scuro, violace insomma, sembra molto la criniera di Sweetie Belle. La sua pelle è azzurrina chiaro, verde acqua diciamo insomma. Anche lei ha molto molto trucco sulla faccia.
questo glitter. Dai, su, metti a fuoco, ce la puoi fare. No, non c'è. Ho già deciso che non c'è. Insomma, questo ombretto viola scuro e glitter sempre, e la linea invece sugli occhi è fucsia. E qui, come potete vedere, se si degna di mettere a fuoco, accidente a lui. Oh, ce l'abbiamo fatta! Ah, come vedete, una sottospecie di rosa molto geometrica con sempre delle borchie. E come potete vedere, c'è una rosolina anche nell'occhio. Come dicevo prima, come potete vedere, all'ombretto viola tutto brillantinoso e la riga più fucsia sotto. Vediamo se... No. No, basta, il cerchietto non me lo vuole mettere a fuoco, basta. Scusate per la mia macchina pacco, anche se, boh, è una Canon, non è molto pacco, ma forse non è adattissima per fare video, soprattutto zoomare. E dunque, questo è il suo bel visino, come potete vedere. Anche lei ha un corpetto tutto di plastica che si può togliere da dietro, comunque. E ha una collana sempre con una rosa. Le piacciono le rose, non si è capito. Insomma, la cintura con la rosa e con queste catene che cadono. Ha un bracciale borchioso. Lei è molto più punk di Pixel. Pixel più kawaii desu e giappaminchiate varie. Insomma, e poi c'è questa gonnellina tutta sbrilluccica e viola. Molto corta e molto, molto stretto. Poi ha queste calze, perché io sono sicura che sono calze. Molti dicono: oh mio Dio, c'è le gambe colorate. No, ragazzi, calma, sono calze. Insomma, e sono calze viola scuro. E poi altra. Scusate ragazzi, ma è morta la macchina, miseramente. Stavamo dicendo che eravamo rimasti alle scarpe. Ora, fai vedere la tua bella scarpina. Ha queste scarpe con la catena attorno e ovviamente sempre una rosa, perché abbiamo capito che i particolari o comunque il suo cutie mark è fatto da una rosa con le borchie. Ovviamente i suoi stivali sono borchiati sul tacco, come potete vedere, e hanno una rosa qui con questa catena. Ah, ce l'ha anche, sì, insomma, aiuto. Sono un po' in difficoltà. Comunque, sì, queste sono le scarpe. Fine della questione. Non penso che poi ne frega niente a nessuno, solo a me, perché sono fighe. E quindi questa è Violet. E direi molto particolare anche lei. Molto, molto stile, molto punk, molto rock. Boh, insomma, ci piace. E passiamo a Photo Finish, l'ultima, yay!